Buongiorno a tutti e ancora grazie all'Associazione Italian InsurTech per l'invito a introdurre i lavori e a salutare i partecipanti a quest'ultima sessione del Summit 2024. Abbiamo partecipato gli scorsi anni, fa molto piacere anche intervenire quest'anno in questa sessione del Summit. Anche quest'anno ci ritroviamo in presenza, mi auguro per la maggior parte o nel mio caso in modo virtuale, per una riflessione utile e collettiva sul percorso svolto sinora, sulle opportunità per il futuro. Si tratta di una importante occasione per il sistema InsurTech nazionale, che potrà fornire stimoli per confermare le scelte fatte, correggere in alcuni casi il tiro e pianificare le prossime decisioni. Vado subito ad esplorare il tema InsurTech dal punto di vista del supervisore, del regolatore, dell'autorità. Nelle nostre analisi sicuramente troviamo continue conferme di un panorama dinamico, in cui l'innovazione si misura sui piccoli passi compiuti ogni giorno, e sul contributo all'operatività del sistema assicurativo, che vede la continua interazione fra le imprese, gli intermediari assicurativi e i fornitori di tecnologia. Ci sono delle difficoltà, non lo possiamo negare, ma fanno parte di un percorso stimolante per tutti gli attori del sistema. Il nostro sforzo, in primo luogo, è teso a comprendere la direzione dei lavori in corso, dove sta andando il sistema, individuare i principali passaggi da esplorare e pianificare, diciamo così, i ponti da costruire per superare gli ostacoli piccoli e grandi. In questo senso, ho trovato particolarmente apprezzabile il programma di quest'ultima sessione, dedicato specificamente alle competenze e all'apporto della tecnologia nel lavoro assicurativo. Sicuramente le nuove competenze devono mettere in grado gli assicuratori del futuro, ma direi anche quelli del presente, di saper gestire pienamente i flussi di dati, che sappiamo essere già ora imponenti e che si andranno sempre più a sviluppare al seguito dell'implementazione del framework sull'open finance e open insurance e anche dello spazio europeo dei dati in corso di predisposizione a livello europeo. La scienza dei dati, la data science, pone a disposizione degli utenti finali tecniche costantemente più avanzate, però è anche importante la fantasia e l'esperienza delle organizzazioni che devono essere in grado di utilizzare i dati e le tecniche per sviluppare prodotti e processi veramente funzionali e convincenti, alla fine di tutto a servizio del consumatore finale. Il governo dell'innovazione richiede una capacità da parte di chi c'è dentro di proiettare le scelte attuali nel futuro per anticipare risultati positivi e prevenire quelli negativi. Per fare un esempio, assistiamo a un rapido passaggio al ricorso all'intelligenza artificiale a fine di previsione dei rischi, previsione dei comportamenti, cosa che sinora non avviene in maniera fortemente presente. C'è il ricorso alla generative AI per il supporto a processi decisionali. Tutto questo richiede una sensibilità maggiore sull'utilizzo di tali tecnologie da parte dei data scientist, del management aziendale e di chi pianifica e gestisce l'innovazione. Vanno rafforzati il monitoraggio dei rischi, le valutazioni sull'efficacia dei modelli sui risparmi di costo, la considerazione degli effetti in termini di maggiore protezione e di migliori servizi per i consumatori, che dovranno sperimentare un crescente, come si usa dire adesso, value for money dei loro prodotti, grazie a queste nuove tecnologie e modalità di utilizzo dei loro dati. L'innovazione riguarda quindi la tecnologia, ma anche il modo di lavorare e, lasciatemi aggiungere proprio per sensibilità e esperienza personale, di controllare le operazioni. I regolatori e i controllori 2.0 devono certamente porre attenzione a non definire vincoli eccessivi ai futuri sviluppi, ma anche a intravedere in anticipo i rischi nuovi e in crescita. Questo può avvenire solo con il dialogo con il mercato, la predisposizione di nuovi spazi di discussione, come ad esempio le sandbox o gli innovation hub. Solo un breve riferimento in questa sede alla sandbox regolamentare, che vede chiudersi il prossimo 5 dicembre, la prossima settimana, la seconda finestra per presentare le richieste di sperimentazione nel 2024. L'invito è che se ci sono progetti che possono trovare benefici nella sandbox, di interloquire con l'IVASS e presentare rapidamente una domanda di ammissione, in modo tale da accedere a questa modalità di sperimentazione. Guardando ora ad ampio raggio quanto sta avvenendo a livello europeo e nazionale, va detto che le regolamentazioni che sono state emanate o che saranno di prossima emanazione
intelligenza artificiale, rischi operativi, le criptovalute, la condivisione dei dati tramite Open Finance, non fanno altro che richiamare e rafforzare le best practices esistenti. Quindi sono regolamentazioni che introducono delle cautele, ma in qualche modo rafforzano il mercato sulla base di quello che il mercato già in qualche modo sta facendo. Va poi posta particolare attenzione alle valutazioni di compliance, che non possono essere basate sul mero rispetto di checklist, ma devono tener conto della complessità della materia e della predisposizione di attente policy aziendali. Qui ricordo uno slogan di moda, però molto efficace, va detto che le competenze elevate nel settore assicurativo, professionali, di data science, organizzative, devono consentire di ottenere una compliance by default e by design. Il rispetto delle norme quindi agisce già in sede di disegno dell'applicazione del prodotto, non solo in sede di controllo successivo. E questo è molto importante ai fini di stabilire una piattaforma comune di compliance e di controllo adeguata alle nuove materie. E poi è importante anche richiamare il tema della comunicazione sulle attività innovative verso il mercato, verso i consumatori e verso le autorità. In particolare, l'azione di trasparenza verso i consumatori è importante laddove l'utilizzo di tecnologie innovative, quali l'intelligenza artificiale, per esempio, può comportare un trattamento dei dati e una risposta alle esigenze del cliente che richiede una gestione e un controllo più complessi dell'attuale. In attesa delle indicazioni normative a livello europeo, va individuato un approccio che fornisca al cliente le indicazioni utili per valutare i rischi nel trattamento dei dati, accanto ai benefici promessi, senza spaventare il cliente, senza caricarlo inutilmente di dettagli poco significativi, ma dandogli le informazioni, che gli sono utili. Raggiungere una trasparenza efficace, non solo formale, è quindi un compito difficile a cui l'IVASS presta particolare attenzione. Infine, va richiamata la necessità di una più attenta gestione del personale anche attraverso una completa e continua formazione. È un tema importante per l'industria, anche per il supervisore, che a sua volta deve poter disporre di risorse qualificate e attente per la propria attività. In questo senso, vediamo utile rafforzare lo spazio di collaborazione fra l'industria, l'università, centri di formazione e, ovviamente, quando opportuno, i revisori, i supervisori, per definire percorsi formativi aggiornati e focalizzati sui principali temi all'attenzione della comunità scientifica e degli operatori. Chi e come si potrà realizzare tutto questo? Abbiamo fatto un lungo elenco di temi importanti, le regolamentazioni, la compliance, il monitoraggio, i rischi, la proiezione verso il futuro, la formazione, la comunicazione. E evidentemente, non è un lavoro per i singoli data scientist, un lavoro per singoli talenti molto brillanti ma isolati. È un lavoro di squadra, sia all'interno delle imprese, all'interno delle start-up e all'interno del sistema assicurativo, che richiede la continua integrazione fra conoscenze vecchie e nuove. Ci sembra quindi utile sviluppare una cultura che individui le intersezioni tra le discipline tecnico-scientifiche, le discipline giuridiche e quelle etico-umanistiche, orientate a uno sviluppo sano del mercato, rafforzando la stabilità degli operatori e conseguendo sempre il migliore interesse del consumatore e del risparmiatore. Grazie ancora dell'invito ad introdurre questa sessione e buon lavoro per questa giornata.